Con questa preghiera consacri la tua famiglia alla Madonna e crei uno scudo di protezione contro il male. La famiglia per Gesù era importantissima. Suo padre Giuseppe e sua madre Maria erano tutta la loro famiglia qui sulla terra e queste figure erano così importanti per lui che alla loro morte sono diventate figure divine incredibilmente potenti. San Giuseppe e la Santa Vergine vengono invocati in tutto il mondo. Ecco che è cruciale, per fare in modo che il male in tutte le sue forme non attacchi la nostra famiglia, consacrarla alla Beata Vergine e lo si può fare recitando questa meravigliosa preghiera. Unitevi dunque con i vostri familiari e recitatela ogni tanto. Creerete uno scudo protettivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. Come già al tuo cuore immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato la nostra famiglia. Tu che sei madre della Divina Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. Rimani con noi, ti accogliamo con cuore di figli, indegni ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana, come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, via, verità e vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. In questa casa sii madre di grazia, maestra e regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono, specialmente accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che un giorno tutti i membri di questa famiglia si trovino con te, uniti in paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.